Passato, presente e futuro del cinema veneto si incrociano nelle premiazioni della 7ª edizione del Leone di Vetro, condotta dall'attrice Beatrice Schiaffino e dall'imprenditore Nicola Lunardon. Attori, registi, doppiatori, ma anche musicisti come Red Kanzian testimoniano una regione artisticamente vivace. Il premio alla carriera è andato a Franco Nero, 250 film all'attivo, emiliano ma profondamente legato al Veneto. Ho fatto molti lavori in Veneto, ho fatto dei film eccezionali. Il primo era un film di Elio Petri, Un tranquillo posto di campagna, che l'abbiamo girato nella zona di Vicenza, Casavalle di Brendola, mi ricordo. Al contrario è Veneto di Peschiera del Garda, ma esordiente in un film premio Oscar ambientato in Emilia, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica e Fabio Testi, vincitore della Coppa Veneto The Land of Venice, che peraltro vede un presente piuttosto fosco. Ma prima il cinema era libero, adesso è condizionato al mercato internazionale e ci sovrasta. Abbiamo venduto anche questa nostra azienda, l'azienda cinema, l'abbiamo venduta agli americani, non c'è più, c'è un po' di televisione e basta. Non è ottimista per il futuro? No, assolutamente no. Sì, dovrebbero, se non altro, copiare i francesi e imporre che nelle sale si proiettino metà film italiani e metà stranieri, non solo stranieri e pochissimi italiani.